tutti e bentornati sul canale. Questo è un nuovo What I Eat in a Day. Cosa mangio in un giorno? Siamo arrivati al numero 32. Se vi siete persi tutti gli altri, vi lascio la playlist nell'info box. Partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di prepararmi questo pan carré con della marmellata di fichi secchi e mela che ho preparato io in casa. Se volete la ricetta ve la scrivo giù nell'info box o ve la metto nel mio blog. Comunque trovate tutte le informazioni giù. Ovviamente accompagno il mio toast con un po' di frutta, in questo caso un po' di mela o dei fichi, e del latte tiepido. Passiamo al pranzo. Quest'oggi dovevo preparare delle foto per un'azienda di frutta secca che prepara anche questa pasta con la farina di legumi. Ho deciso di preparare condimento con le patate e gli spinaci, quindi metto un po' d'olio nella padella con un po' di cipolla, peperoncino e del sedano tritato, faccio soffriggere un pochettino, poi metto la patata tagliata a tocchetti e la ricopro di acqua. Aggiungo il sale, il pepe, quello che volete come spezie, poi faccio bollire l'acqua e infine aggiungo gli spinaci freschi. Faccio cuocere il tutto circa un'oretta, fin quando le patate si saranno completamente ammorbidite, dopodiché prendo una parte di questo composto, lo frullo e ci faccio la base per la mia pasta. Prendo metà composto e unisco questo alla pasta e l'altra metà invece la metto alla base del piatto per creare appunto un letto per la pasta. Ovviamente dal momento che devo fare una foto abbastanza carina, ovviamente mi procuro un coppa pasta e creo appunto la forma. La lascio un pochettino raffreddare, se altrimenti non esce dal non esce dal coppa pasta proprio così come la vedete, e poi procedo facendo appunto le mie foto e poi ovviamente pranzo. Sopra ci ho messo un po' di spinaci freschi e questa è la mia pasta, ve la consiglio perché è davvero buona. Quest'oggi non c'è lo snack ma c'è l'aperitivo. Ho deciso di preparare questo hummus ai ceci. Vi serviranno dei ceci già cotti, quindi procurateveli già precotti, e del sesamo. La ricetta sempre completa ve la lascio sempre nel mio blog, quindi tutte le quantità le trovate lì. Per prepararlo bisogna tritare prima di tutto i semi di sesamo precedentemente tostati, poi aggiungete metà dell'olio che vi ho dato, tritate finché si creerà una cremina, aggiungete l'aglio, tritate ancora, poi unite i ceci, tritate insieme al limone, poi altro olio, l'olio rimasto e un po' di acqua. Tritate fin quando il composto diventerà cremoso ed omogeneo. Aggiungete anche il sale e la paprika o comunque il pepe, quello che volete. Non ve ne dimenticate e il vostro hummus è pronto per essere gustato con dei crostini, con delle patatine, con le tortillas, quello che più preferite. Invece ho preparato una semplice frittata con delle zucchine e la mozzarella. Prima di tutto ho cotto le zucchine in una padella con dell'olio e dell'aglio. Le ho fatte cuocere fin quando si sono ammorbidite, quindi devono stare un pochettino. Nel frattempo che le mie zucchine cuociono, vado a tagliare la mozzarella in dadini piccoli e preparo in una ciotola anche le uova sbattute. Utilizzo circa 3 uova e siamo 2 persone. Ci metto all'interno 2 cucchiai di parmigiano, del prezzemolo tritato, sale, pepe ovviamente, mescolo un po' e infine ci aggiungo anche la mozzarella che ho tagliato a dadini. Quando le mie zucchine saranno cotte vado a togliere l'aglio che ho messo all'inizio e ci vado a mettere appunto le uova. Lascio cuocere prima da una parte con il coperchio. Dopodiché per girare la mia frittata io utilizzo questa tecnica: o la giro con la spatola se mi viene facile, oppure stacco prima tutti i bordi, la appoggio delicatamente sul coperchio e poi giro, e quindi in questo modo non mi si spezza mai. E questa era la mia cena.
Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi dato qualche idea per qualche pranzo, cena o aperitivo. E se è così, mi raccomando, lasciatemi un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!